per questa battuta d'arresto che però non inficia certamente l'ottimo campionato della Bovese che ha impattato per ben 3 volte col San Giorgio, 0-0 nella regular season e 0-0 anche nello spareggio. Mister Stelitano. Ma Musilunghi da un lato e contentissimi per le prestazioni dei ragazzi dall'altro, che poi a questo punto si voleva andare giustamente in finale per i sacrifici che abbiamo fatto noi, che ha fatto la società, che hanno fatto soprattutto i ragazzi. È stato un insieme di emozioni comunque. Ti ripeto, Musilunghi da un lato, però contentissimi per quello che abbiamo fatto fino adesso e penso che meritavamo qualcosina in più. Onore a San Giorgio che va in finale, speriamo che portino anche loro, visto che c'è un buon rapporto tra società e giocatori e quant'altro, portano un ottimo risultato a casa pure loro, che mi sembra che è una squadra che merita. E il programma della Bovese non finisce qui perché in sede di ripescaggi ci potrebbe essere la novità. Ma io queste cose qua un attimo poi le decide la società. Noi abbiamo una buona rosa, so che il programma in prospettiva futuro sarà ancora migliore di quest'anno e spero che con noi o senza di noi sarà ancora più idoneo e migliore di quest'anno perché Bova Marina e il territorio meritano queste cose. La Bovese ha fatto sempre dei passi piano, piccoletti, però ha sempre cercato di far crescere i ragazzi e quest'anno si ritrova con un folto gruppo di ragazzi di Bova Marina e penso che in prospettiva si può fare tanto con quelli di Bova Marina che meritano in primis ad essere presi in considerazione e con quel innesto, con qualche altro innesto di categoria o di esperienza che le possa aiutare a far crescere come sono cresciuti quest'anno e come siamo cresciuti noi e come è cresciuto l'ambiente quest'anno. Ti ripeto, musi lunghi però contenti dall'altro lato, a testa alta, altissima quest'anno proprio ne veniamo fuori. Si consola con il goleador Norberto Petronio, capocannoniere. Ma sì, come, sì, però giustamente ha fatto 24 gol, mi sembra Norberto, lo sappiamo tutti che è Norberto Petronio, non lo scopriamo certo adesso, però bisogna dire che si è fatto ed è arrivato a 24 reti, è merito della squadra, è merito dell'insieme che l'ha portato a fare queste cose. Noi puntiamo sul singolo e onore a Norberto Petronio che ha fatto tanti gol per la Bovese e ha permesso anche lui con le sue reti per far arrivare qua la Bovese, però è merito dei suoi compagni e del sacrificio della squadra che l'ha messo sempre in condizione di poter fare gol e portare la squadra a giocarsi la finale il 18 di maggio. Tanti, tantissimi giocatori, quasi tutti di Bova. Sì. Bova Marina. Bova Marina, sì, del territorio. Vedi, questo è quello che poi quando ti ha mente fredda, mente calma, ti metti un attimino a ragionare, dici ma se siamo arrivati qua e l'80 e il 90% sono ragazzi di Bova che poi finita la partita fanno aggregazione tra di loro, escono stasera, cioè vedi questa forma di crescita che c'è stato grazie anche all'insieme del calcio, siamo contenti perché il nostro intento, parlo di staff tecnico, mister Paviglianiti, mister Minniti, la società tutta ha improntato una situazione di sport ma che porta alla crescita del soggetto in prospettiva, sempre in prospettiva che sia una crescita sportiva e di vita. Quindi un ambiente immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura a misura di giovane, dove prevale il dialogo, il confronto delle idee. Sempre, sempre, sempre. Il dialogo, se tu vuoi crescere, il dialogo ci deve essere sempre. Una forma di confronto civile ci deve essere sempre. Devi fare il dialogo con il fuoriquota più piccolo che ci sia e ti devi confrontare con il giocatore d'esperienza che c'è nella rosa, ti devi confrontare con la società, con lo sponsor, con lo staff tecnico, con tutti, perché ti ripeto, l'intento è quello di far crescere il soggetto, in questo caso il giocatore. E ti dico la verità, siamo cresciuti anche noi, perché quando tu hai a che fare e agisci in un ambiente sano, idoneo allo sport e con prospettive sane, cresci pure tu. Ha superato il turno il San Giorgio, ne parliamo con il presidente Bruno Caridi. Sì, io sono molto contento di questo passaggio del turno. Penso che al 99%. Domenica prossima dovremmo affrontare la vincente tra Parghería e Monasterace. Ancora non sappiamo chi è passato il turno.
Comunque noi siamo contenti di aver passato il turno contro la Bovese. Sapevamo che la Bovese l'avevamo incontrata in campionato e non abbiamo mai vinto contro la Bovese, sempre 0-0. Questa è la terza partita, sempre sapevamo che è una squadra che si chiude abbastanza bene e gioca di ripartenza, e il nostro mister è stato bravo a impostarla su questo. Siamo stati sfortunati, abbiamo meritato di chiudere la partita già nei primi 90 minuti, avevamo meritato di chiudere la partita. Nei tempi supplementari la Bovese è stata in due occasioni, onestamente pensavamo che è stato bravo il nostro portiere Marco Laganà a tirare fuori dall'incrocio dei pali quel tiro. E un altro pallonetto che è andato fuori, onestamente l'ho vista nera. Ma il San Giorgio ha avuto numerose palle gol. Sì, nei primi 90 minuti abbiamo giocato noi meritavamo di segnare almeno 2-3 gol. Poi non lo so, su punizione noi avevamo segnato il primo su punizione, secondo me non era da annullare perché non l'ha toccata nessuno, almeno come l'ho vista io, ed era gol regolare. Comunque l'arbitro ha deciso così e via. Noi siamo contenti per questa vittoria. Io avevo promesso, quando ho fondato il San Giorgio, avevo promesso questa vittoria la dedico a mio padre che non c'è più. Avevo promesso di portare il San Giorgio in promozione e ci riuscivo con questa squadra. Con la salvezza del Roccella. Sì, con la salvezza del Roccella, secondo me domenica prossima noi andremo a vincere la partita, la finale contro o il Parghelia o il Monasterace, però al 99% penso che faremo la promozione anche in caso di facciamo gli scongiuri necessari in caso di sconfitta. Dalla terza categoria alla seconda, alla prima e ora alla promozione, ma non è questo il traguardo finale? Non è tutto merito. Noi, io quando ho fondato il San Giorgio, questo il mio obiettivo era questo. L'avevo promesso a mio padre di portarlo in promozione, però non è tutto merito mio. È merito soprattutto di tutti quelli che mi hanno aiutato, Nino Edotta, Angelo Latella, che è il direttore sportivo, che è stato bravo a costruire questa squadra, e poi Tonino Martorano e tutti gli altri dirigenti degli anni passati perché ci hanno dato una mano ad arrivare a questi risultati. Noi pensiamo di al 99% di fare il campionato di promozione e poi vediamo di costruire una squadra per puntare all'eccellenza, perché il traguardo finale è quello. Adesso il traguardo è quello, arrivare in eccellenza, però adesso facciamo un passo alla volta. In 7 anni noi siamo riusciti a creare una bella realtà. Abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, abbiamo creato un gruppo fantastico, noi siamo tutti dirigenti, qualsiasi cosa c'è ci sediamo tutti quanti e decidiamo tutti assieme quello che si deve fare. Non c'è bisogno, non c'è. È una doccia di gioia. I ragazzi mi vogliono tutti bene, mi faccio volere bene dai miei ragazzi. Abbiamo creato un gruppo, sia società, sia giocatori. Voglio ringraziare Mister Di Lorenzo che ha iniziato questo percorso con noi quest'anno. Poi le cose non andavano tanto bene, abbiamo cambiato, abbiamo preso Fabio Grupi, ci ha portato un po' di esperienza, però non era quello che volevamo. Siamo stati bravi perché siamo una società che non lascia niente di intentato, quindi non era, secondo me, abbiamo puntato tutto su Peppe Verbero. Peppe Verbero ha portato quella tranquillità necessaria all'interno dello spogliatoio che ci ha fatto
Noi abbiamo perso soltanto una partita con Pepe, soltanto con il Pellaro abbiamo perso. Abbiamo fatto una scia di risultati incredibili e siamo contenti di... Adesso pensiamo a questa partita di domenica, andiamo a giocarcela contro il Pargelio, contro il Monasterace e andiamo là a vincere. Mister Francesco Paviglianiti ha fatto grandi, grandissime cose a Bova Marina, se non altro non ha mai perso con San Giorgio 3-0-0. Sì, sia in campionato e adesso in questa finale playoff sono tre risultati di pareggio. Io sono contento della prestazione dei ragazzi, si sono veramente comportati al 100% e hanno dato veramente il massimo dal primo all'ultimo minuto. L'avevamo preparata così perché cercavamo di stancarli per poi fare andare ai supplementari. C'eravamo in parte riusciti perché le occasioni poi con Orlando, con Petronio, con Paviglianiti, con D'Ameri abbiamo avuto poi nel secondo tempo e nel primo tempo supplementare. Bravi. Due grossissime occasioni, illusione ottica del gol, grandissima parata all'incrocio dei pali del portiere e poi due episodi, due rigori di cui uno ci poteva anche stare. Faccio solo il discorso della parata del portiere che ci sta in una partita, il portiere fa parte della squadra, bravo il portiere di San Giorgio, bravo ma anche Emanuele che ha fatto un tiro bellissimo. Degli episodi dell'arbitro non ci parlo perché non mi dispiace vedere quelle situazioni di cartellini rossi che non fanno parte del calcio e che non fanno bene neanche al numeroso pubblico che era qui allo stadio. Fermo restando che il San Giorgio abbia prodotto di più e d'altra parte era nella... Ma era la partita che doveva fare, cioè loro avevano naturalmente sia il pareggio sia la vittoria, noi dovevamo vincere, però se andavamo subito a prenderli alti i 90 minuti ci stancavamo e non riuscivamo neanche a fare mezzo tempo. Ripeto, bravi loro, ma penso che la Bovese abbia fatto vedere comunque che è una squadra viva, che ha sempre fatto il proprio dovere e che merita... E non finisce qui perché la fase dei ripescaggi potrebbe ancora determinare qualche cosa. Questo sinceramente lascio a lei la dichiarazione, non so quello che farà la società. Io sono dal 16 agosto che sono con la Bovese, sono un bovese adottato e sono contento di esserlo. Poi quello che verrà il prossimo anno sarò sempre comunque soddisfatto. Giuseppe Neri, Peppe per gli amici, presidente della Bovese, ha preso per mano la società e l'ha portata addirittura a questo grande confronto, questo grande scontro con il San Giorgio, quindi un bilancio stagionale sicuramente positivo per la Bovese, che ancora rischia di essere ripescata tuttavia. Sì, guardi, sinceramente sono non felice perché dopo uscire dai playoff in questa maniera non sono felice sicuramente, però soddisfatto di tutto quello che hanno dato i ragazzi e se c'era una squadra che oggi doveva vincere quella eravamo noi, perché noi abbiamo avuto due nitide occasioni da gol. Guardate, dopo un anno con tutte le interviste che io ho fatto non mi sono mai permesso di criticare nessun arbitro o l'operato dell'arbitro, oggi però lo devo dire. Una direzione arbitrale scandalosa, cioè un rigore che non poteva non essere visto non è stato fischiato. Poi potevamo anche perdere la partita, questo non vuol dire niente, però quando ci sono queste situazioni vanno fischiate, ne va della credibilità del calcio dilettantistico. Ripeto, io sono soddisfattissimo dei ragazzi, dei mister, di tutta la dirigenza, abbiamo fatto un qualcosa di molto importante, una squadra di provincia con budget ridottissime, cioè i ragazzi giocano solo per la maglia, non ci sono rimborsi spese, non ci sono stipendi, non c'è niente. Certo, spendiamo tantissimi soldi andando al bar a bere le birre, questo sì, stasera andremo nuovamente al bar a bere le birre, perché usciamo soddisfatti a testa alta da questa nostra eliminazione, ma che noi non ci sentiamo di essere stati eliminati, perché uno spareggio playoff l'abbiamo vinto, un altro l'abbiamo pareggiato nei 120 punti, e ripeto, con una direzione arbitrale scandalosa. Chi vuole sentire lo senta, perché così non si può andare avanti. Complimenti al San Giorgio, una buonissima squadra, ha vinto, merito loro, ok, però così sinceramente non lo so se un altro anno
saremo ai nastri di partenza, perché è impossibile, cioè una stagione va essere vanificata da un episodio non dubbio, perché nel dubbio ci può stare, lampante, visto da tutti, lampante, sfido tutti a guardarlo in televisione e dare un giudizio diverso da quello che dico io. Ora vi ringrazio a tutti. Un'ultima cosa, Presidente, anche se diciamo che gli occhi sono rivolti a questi ripescaggi, per quanto riguarda l'allenatore della prossima stagione, verrà confermato? Ma non c'è nessun tipo di problema, l'allenatore verrà, non ha bisogno di essere riconfermato. Il campo dice tutto, voglio dire, noi non è che, ripeto, non è che siamo una squadra con rimborsi spese a 500, 600, 700 euro a giocatore come le altre squadre, noi siamo una piccola squadra di paese dove i ragazzi sono zero, l'unica spesa che noi abbiamo è quando andiamo al bar e ci beviamo la birra, solo questo. Quindi all'allenatore riconfermatissimo, senza ombra di dubbio.